Buongiorno, bentornati sul canale. Allora, qualche giorno fa su Instagram avevo chiesto se volevate la ricetta dei pancake proteici, mi avete detto di sì, quindi oggi faccio la ricetta. Allora, vediamo che cosa ci serve. 150 grammi di albume, io ho già pesato tutto, almeno così me ne lavo le mani. Poi 40 di yogurt greco, 40 di farina di d'avena, mezza bustina di lievito e un cucchiaino di succo di limone. Io uso questo già pronto, il succo di limone già pronto. Comunque, poi vi lascio tutte le dosi degli ingredienti giù nell'info box, vi lascio anche la procedura, anche se ve la faccio vedere, però comunque io ve la lascio lo stesso. E adesso iniziamo a fare l'impasto e poi andiamo a cuocere i pancake. Thank you.
dimenticata di dire che nel composto non ci devono essere assolutamente grumi, perché se vi rimangono dei grumi poi buttate via praticamente tutto e avete perso tempo inutile e quindi dovete rifare il composto, perché sennò non vi cuociono bene. Allora, il primo l'ho già messo su in padella. Per levarli io uso questa spatola qui, perché la padella è antiaderente. Come capire quando il pancake è da girare? Vedete che sta facendo già delle bollicine sopra, quindi vuol dire che è praticamente da girare. Adesso andiamo a vedere se mi si è un po' usato qua, però va bene. Vedete, il gas l'ho messo perfetto alla prima, stranamente. Scusate per la luce, ma purtroppo sto usando solo quelle della cucina, quindi, perché sulla parte qui dei fornelli non ci passa tanta luce, quindi. Vedete, la cottura è perfetta. Ed ecco qua i pancake. Come avete visto, sono facili e veloci da preparare. Potete anche mixare le farine, usare quella di cocco e quella di mandorle, a seconda dei vostri gusti, insomma, ecco. Poi li potete farcire come volete, con Nutella, marmellata, miele, insomma, come vi piace più a voi. E volendo, li potete anche fare un po' di più, di queste dosi, cioè raddoppiate le dosi, poi li congelate e poi la mattina dopo li mettete nel tostapane e li tostate, insomma, ve li riscaldate e poi li mangiate. E niente, io vi mando un grosso bacio, mi raccomando, lasciatemi un bel pollice in su per questo video se vi è piaciuto e niente, ci vediamo al prossimo video, ciao!